non è stato un buongiorno. No, non è un buongiorno questo, dai, ci si mette anche il tempo, non basta solo la chiusura, dopo ci si mette anche questo, paziente. Si chiude e si torna a casa. Brava, è così purtroppo, questo è. Gli ambulanti tornano a riempire il centro storico di Fano. Dopo lo stop imposto dal governo con le misure restrittive alla zona rossa, oggi è ripartito il mercato settimanale. Purtroppo in tarda mattinata la pioggia mista a neve ha costretto gli operatori a chiudere le bancarelle e a tornare a casa. Nelle prime ore invece è stata comunque scarsa l'affluenza, anche se d'altra parte è tanta sia la voglia che la necessità di ripartire nel rispetto delle regole. La pioggia no, ovviamente non aiuta, fa talmente freddo che non, neanche i più temerari si sono mossi, però vabbè, dai. Quindi decidete di chiudere prima questa mattina? Eh sì, non c'è più gente. La zona rossa vi ha penalizzati per un mese? Sì, siamo rimasti a casa, anche se la zona arancione è uno stare qui senza lavorare, però perché non c'è gente, ribadisco. Anche gli spostamenti che sono vietati non vi aiutano? No, assolutamente no, con la gente solo del centro... È meglio di niente, ribadisco, perché quel poco è meglio veramente di niente, ma è sempre veramente poco. Se prima c'era 1000 persone e le dividevi per 400, per 300 banchi, adesso ci sono 100 persone e le dividi per 400 banchi. E questa è una situazione catastrofica. Il ristori invece, avete ricevuto degli aiuti da parte dello Stato? Si può dire che forse aspettiamo ancora quelli dell'anno scorso? Sembrerebbe che quest'anno, per questo mese che siamo stati fermi, non ci siano ristori per i commercianti, per gli ambulanti. Alla fine su una perdita di 10-12 mila euro, uno piccolino piccolino, facendo giusto una media così approssimativa, 1000 euro a cosa ti servono? Siamo sempre, e comunque secondo un sondaggio fra di noi, lo sbaglio è stato non fare come la Cina. Chiudevano 2 mesi, 3 mesi e forse ci saremmo salvati da una catastrofe. Secondo me neanche lo sapevano che i mercati erano aperti. Quindi 40 giorni che siamo a casa col tempo buono e oggi così. Si spera nelle prossime settimane? Si spera un po' anche nel caldo. Purtroppo il tempo non ci aiuta, siamo contentissimi che abbiamo riaperto e speriamo che sia l'ultima riapertura, perché non è possibile fare come abbiamo fatto 3-4 settimane chiuse e non è cambiato niente. Quindi speriamo, ecco, che questa sia l'ultima riapertura. È stato un bagno di sangue. I ristori li ha ricevuti? No, i ristori non li ho ricevuti e comunque riceverò una piccolissima parte per il fatturato che ho perso, ma io no, noi ambulanti non chiediamo i ristori, noi chiediamo di lavorare perché siamo all'aria aperta, visto che comunque è stata una zona rossa dove era tutto aperto, come se nulla fosse, gente a spasso, quindi una zona rossa, diciamo, farlocca. E invece qua comunque riuscite a garantire le norme anticontagio, quindi a rispettarle? Sì, riusciamo a garantirle, anche perché poi purtroppo non è che c'è molta gente e siamo comunque all'aria aperta, tutti con la mascherina, abbiamo il gel e quindi insomma è in sicurezza il mercato.